Non c'è problema, una commedia brillante in due tempi, scritta e diretta da Giovanni Lanfa, che prende le mosse da una relazione amorosa che si trova a fare conti con il passato. Il problema si presenta al protagonista, il dottor Cristallo, commercialista affermato che si vede costretto ad affrontare questo viaggio a ritroso verso le esperienze passate della moglie. La premessa potrebbe far pensare un dramma, ma non è così, perché i due coniugi sono Giovanni Lanfa e Mary Cipolla, coppia collaudatissima che riesce a trasformare la convivenza familiare in un turbinio di situazioni esilaranti. Non c'è problema, scena al Teatro Jolly di Palermo per l'ultimo fine settimana, il venerdì e il sabato alle 21:15 e la domenica alle 17:00. La vulcanica attrice comica Mary Cipolla ai nostri microfoni affronta il tema della comicità e della sua evoluzione social ai tempi della pandemia. Io mi reputo disabile informatica, però devo dire, questo appunto dà una marcia in più agli esordienti, cosa che noi non avevamo. Poi tra l'altro noi eravamo veramente teatro di confine, cioè la Sicilia non era così al centro della scena dello spettacolo come è diventata dopo. Paradossalmente oggi conviene non spostarsi, ma conviene, come dire, mettersi in luce qui in Sicilia, rimanere più siciliani possibile per farsi strada, perché oggi il siciliano va. Io facevo delle cose, portavo in scena dei personaggi dalla vita reale e lo facevo proprio attraverso la radio, prima radio privata. Io portavo in scena dei personaggi reali, che so, i ragazzi aperti, quelli che parlavano così, i ragazzi un po' chiusi, quelli impegnati, quelli che andavano all'assemblea a dire certe cose. Cioè non è che è cambiato molto la situazione, però dico, poi quando ho visto il film di Verdone e bene o male certi personaggi che avevo io, come dire, disegnato, poi le aveva magistralmente, per carità, dico, disegnate anche lui. E se fossi stata a Roma, se fossi stata in un centro di produzione come lui, probabilmente sarei venuta fuori prima, nel momento giusto.